Vabbè. Then you agree to our request, Dr. Solotov. Nevik. We both share a common goal. I see no problem with that. We'll be waiting then. With your help, we should make good progress on the Frontier Project. Give my regards to Commander Eisenberg. Come cazzo ha fatto entrare questi qua? Eavesdropping. That's not very nice. You're working with Nevik? The Frontier Project is a large-scale undertaking to terraform the planet. Making it warm enough for all humans to live comfortably. Terraforming? It's not possible. I've been looking for ways to warm the planet and to bring hope to the people that live on this rock for a long time now. Nevik and I share that dream. Driving out the Acrid is just a cover then. You've been lying to Luca and Rick. No. They understand me. You should get some rest. I'll set up tomorrow's route by morning. It's going to be a busy day tomorrow. Non è solo quello del progetto Frontier, da quel che mi ricordo. Tra terraformare il pianeta faceva anche un'altra cosa. Però non me la ricordo molto bene, però lo scopriremo alle ultime missioni. Mi ricordo che vi spiegano tutto, questo me lo ricordo. Mi ricordo che alla fine della penultima missione tipo vi spiegano tutto. Quindi, ok, io direi quindi di cominciare con le missioni, che sono due di fila, se possiamo dire, che sono due missioni sulla stessa zona, ovvero su una montagna. Poi ragazzi, ci troveremo davanti a una montagna e noi dovremo superarla, con due missioni però. E la prima si chiama percorso di montagna 1, ok, che è la missione 04. Obiettivi sono, segui il primo percorso per raggiungere la vetta della montagna, da lì avrai accesso all'area successiva. Distruzione vetta della montagna, altro, un passo falso può precipitare giù dalla montagna, procedete con la terra verso la vetta. È molto relativamente corta anche questa, però questa volta non ci fermiamo a far fuori bestioni giganti, anche perché non possiamo. Però ci conviene fare attenzione, perché intorno a questa montagna gira un acrid appunto di categoria G, che è Windega, me la ricordo bene, che fra un po' dovrebbe passare per bombardarci, letteralmente bombardarci. E la rincontreremo poi successivamente anche in percorso di montagna 2, quindi la missione 05, dove però la potremo fare fuori. E lì sì, ci soffermeremo un attimo per farla fuori, perché vedo di essere uscita, perché è troppo un piscato, non è che passa. Tanto qui è arrivato un gongo. Basta, separa! Eccola, questa qui è tutto inverso. Dov'è? Eccola, Windega, eccola lì, è quella. Guardate che fai bombardamento di merda, di roba. Porca puttana, levati. Guarda, fa proprio bombardamento, roba che... mi ricordo tutto così, Bezeghe può accompagnare solo, cioè deve essere, vedi da dove arriva il bombardamento. Cosa ci c'è? Vaffanculo! Dove avete superato queste cose? Ma sei serio? Ma sei serio? Eccola qua, Windega, guardate, è enorme, cioè tipo se no è a neanche 5 metri dal terreno. Ce l'ha con noi, non credo che abbiamo invaso il suo territorio, ma io ho questo presentimento, ma sono serio, se ho questo presentimento forse aver invaso il territorio, quindi è incazzata e ce l'ha con noi, ci vuole far fuori. Non so, io la chiamo, le do del lei, però non so se è un maschio. Cioè, secondo me gli acridi sono
non hanno stesso. Però io la chiamo Windega femmina perché c'ha un nome femminile. Windega mi sono dato un nome femminile, quindi. Allora, intanto qua vediamo, c'è un vero e proprio nido di separa qui sotto, quindi dobbiamo farne fuori uno dopo l'altro, uno ad uno, o così, fino all'esaurimento delle munizioni in pratica, poi dopo, almeno questi sopra, poi quelli sotto. Poi non ho azzardato neanche i coltelli che sono cazzi per dove sono cazzi. Allora, per far fuori più facilmente questi nidi bisognerebbe tirare di solo delle bombe. Così. Li ha messi a posto. Molto bene, adesso che abbiamo trovato tutti in genessa e facciamo fuori una strage, facciamo una strage di sepaia. Ce l'abbiamo fatta! No, non ce l'abbiamo fatta. Avevo potuto attaccare quando mi apro la bocca davanti. Sì, ma che cretini li utilizzano. È rimasto qualcuno? Sì, è rimasto un puntino sotto, sopra però. Bene, ce l'abbiamo fatto, abbiamo sterminato anche qui un'intera colonia, però ok. Ok, adesso cominciamo a incontrare i pirati, non i pirati dell'Unità Rossa, quelli abbiamo sterminati, cominciamo a incontrare i pirati, se li possiamo chiamare così, della montagna. Sono infatti un'armatura diversa, un vestito diverso, vedete che sono neri. Ed ora, se riesco, qui c'è un QS. Ok, è morto, ce l'ho fatta, a occhio nudo, ce l'ho fatta per occhio nudo. Quindi assolutamente qua mi stavo facendo un massacro. Cosa che però io farò adesso. Tu, tizio, sopra la gru della neve, che è come, vieni smettila con quella cerata lì, è rotta le scatole. Allora, vedi che c'è. Mi hanno preso in pieno. Adesso loro, se forse gli fanno il favore, attaccano quelli lì. E io invece penso ad attivare questo spazio dei dati. Quelli là sono morti da soli, secondo me. Sì, sono morti da soli. Non sapevo che dovevo fare questa cosa. Non sapevo che non dovevo fare questa cosa, che non sapevo che l'avrebbero tutti i punti. Ok, morti i due dongo, i due dongo sono morti. Manca quel VSD con la doppietta. Incastrato tra le gambe! Missione fallita, riprova. Ma che coglione, sono morta perché mi ha sparato troppo e non mi si era fatto tempo di generare la vita. Ok, subito, bombardamento di bombe.
Non andiamo avanti però, cazzo. Cazzo, che brutta giornata. Ce la possiamo fare, eh? Ok. Certo, qui l'ordine è un'opinione. Anzi, la logica è un'opinione. Ho pensato a fare questo gombo, non l'ho ancora capito. Ok, il secondo QS è morto. Quello lì non è riuscito a uscire per troppo di tempo ed è morto lì, come tutti. Perché non sanno iniettare, solo io so iniettare. Porto, qui ci sono due vari zeppi dei dettagli che io li spacco assolutamente. L'ho discriminato con il sole? Faudin, ma che falso Faudin che... Mi finisce le munizioni per colpa vostra, perché l'ho tagliato del cazzo. Maledizione, colpa vostra se non mi sento bene. Allora, oh, finalmente abbiamo pulito il posto, andiamo adesso avanti. Oh, dai che ci rimane adesso, finalmente possiamo da scalare seriamente la montagna. Oddio santo! Lo sapevo che veniva qua a Winterground e ci è scatole ancora, lo sapevo, io lo sapevo! Sfortunatamente non abbiamo un fucile, ma abbiamo una mitra per far fuori questi quattro pirati che... Se le ammazziamo adesso dopo poco ci dobbiamo arrampicare con Rampino, ci ributtano giù. Il famoso passo falso. Dai, il passo falso è quello di sbagliare con Mino e beccare. Ok. Ah, da notare che qui è arrivato un... oddio, non mi ricordo come si chiama. Comunque è un hacker tipo a forma di medusa che esplode se lo colpiamo all'H. Oh, quello che è. La roba che deve venire. Molto bene. Adesso dobbiamo fare attenzione che una crisi di là ha fatto esplodere. Dio santo. Senti te, dove sono stati fuori invece? No, è caduto un tizio! C'è un tizio! Levati da lì, tizio! Niente, addio per sempre. Stavo dicendo lì, se avete, non so se avete visto, c'è del fumo, perché uno di quegli acudi che dovrebbero chiamarsi Cembo sono dei coglioni perché mi hanno fatto tirare tanto i... mi hanno tolto i binari, tipo le cose che scrivo. Va bene, facciamo... siamo bucati questi due.
finalmente possiamo pilotare uno di questi fatidici VS che saltano. Che io molestamente adoro appunto perché saltano. Tanto. Allora, con X, doppio salto, vabbè, fa XX, vabbè, lo sappiamo tutti. A doppio tipo a mezz'aria fa X, alcune volte salto. Salto lungo, triangolo, per... e riprende per annullare. Poi colpo di fumo, la famosa colpo di fumo, che non ci serve a niente. Qui c'è un... oddio, sti comandi. Un fucile laser. C'è un fucile laser che io voglio prendere. Da notare che c'è il VS si può girare a 360 e le camere non si devono girare, obbligatoriamente, cioè è bellissimo. Altri Jembo. Ecco, dopo si tiro. Morto. Salto lungo. Oddio, stavo per cadere. No! Stavo caduta come una cogliona. Allora, signore, lei da dove arriva me lo spiega? No, guarda, non c'è bisogno di spiegarlo, ci sono spiegata. Se questi non mi buttano giù, sarei grata di salire su questa cassa. Mi fa fuori questi gembini. Tira a bersaglio. Sentite questi gembo qua, però hanno rotto le palle da dietro, saltando fuori da dietro. Ok, oh, adesso qui c'è qui sotto un altro VS che salta. Da notare, uno di loro è piuttosto enorme, quindi per fatto il VS. Eccolo qui che sta il c'ha il missile 6, lancia missile 6, quello fisso. Attiviamo questa stazione dati. Cosa c'è qui sotto? Un fucile laser, no grazie. No grazie, non lo uso. Più che altro uso quello che già ha questo US. E adesso possiamo andare a affrontare il boss, sì, perché siamo arrivati di livello, ovviamente ci sta il boss. Per arrivarci però dobbiamo salire. Se riesco a centrare le pietre, magari sarei molto più contenta. La figlio. Ma va, fa bene. Salta, salta, VS, salta, salta. Dai, dai, su, veloce, veloce. Allora dovrebbe apparire adesso. Dovrebbe essere qui la, sempre le do sempre della femmina ovviamente. Eccola lì. Dai però di tutto il suo splendore. Eccola qui. Buongiorno. È una vespa gigante. È una vespa gigante. Allora il punto debole io l'ho scoperto solo di due l'altro giorno. Sarebbe quello di spararle alle ali in modo che caschi. Grazie. Spararle alle ali e così da farla cadere come una cogliona, perfetta, così da farla fuori in modo velocissima. Stavo per dire velocissimamente il giro, stavo per venirmi da dire velocissimamente. Eccola, è caduta. E adesso dobbiamo andarci di
tacci di cosa perché non si attezza. No, non riesco a fare il tempo. Qui va, che eccola. Si sta ricoscendo l'ala. Ecco, adesso che teoricamente siamo all'ultima parte, ci fa la cogliona. Dobbiamo fare così. Madonna, come l'ho schivata. Ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta. Oh, è durata pochissimo questa gabbia, Gaiden. Dov'è finita? Ah, ci devi schiattarci addosso? No, ce l'abbiamo fatta. Madonna, quanto ghiaccio. Madonna, era enorme sta tizia. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sconfitto il primo boss della montagna, il primo capo, se lo chiamano così. Pegato 18 minuti, questa volta 105 Hackett, no, ma gli Hackett, fatta strage di Hackett, vabbè, forse gli Hackett sono tantissimi. Per fare la strage, lo stai a 1000. Però ok, abbiamo sconfitto l'Hackett e andiamo avanti.